pregate, pregate con noi. Questo evento viene organizzato da oltre 15 anni e lo organizziamo a Torrette di Fano, nel tratto di Spiaggia Libera e in via Stelle di Mare. Questo evento è stato ideato da Gabriele Lambertini, appunto più di 15 anni fa, e noi cerchiamo di portarlo avanti anche come sua eredità. Il clou della manifestazione, il centro della manifestazione sono questi palloncini che i partecipanti possono scrivere o sottoscrivere indicando una preghiera, una richiesta alla Vergine Maria, che poi nel finale vengono mandati al cielo insieme a un mazzo di rose, sempre legato a un gruppo di palloncini, come omaggio alla Vergine Maria, Madre di Dio. A che ora inizierà? Alle ore 10 e proseguiremo verso mezzogiorno, andremo a finire probabilmente 11:30, questo orario qua, secondo anche del momento e delle situazioni che troveremo chiaramente durante il nostro cammino. Ci saranno anche delle altre novità? Sì, come altre novità quest'anno stiamo provando ad allestire un ombrellone cosiddetto della pace o tenda della pace, dove singolarmente, individualmente, una persona si può accostare e mandare un suo messaggio di pace attraverso i social, oppure una cartolina, oppure una missiva, a una persona verso la quale magari ha avuto dei contrasti oppure vuole in qualche modo riconciliarsi. Quindi ecco, questa sarà una piccola novità. L'altra novità a cui tengo molto è che l'artista, scultore Dario Battistoni realizzerà per noi, dato che ci troviamo nel secondo anno del Giubileo Lauretano straordinario, una raffigurazione appunto della Vergine Lauretana e la consegnerà al nostro parroco lì di Torrette di Fano, della parrocchia San Paolo Apostolo, come omaggio per questa manifestazione e anche in ricordo di Gabriele Lambertini. E per finire, non finiamo qui perché quest'anno alcuni di noi del nostro gruppo dell'Assunta si recheranno nella piazza di Loreto, antistante appunto il santuario, e avvieranno in questi giorni una rosa alla nostra regina Maria, verrà avviata una rosa. Con quale scopo? Con lo scopo simbolico, ma che si possa realizzare in futuro, che da tutti i santuari mariani possiamo appunto sollevare verso il cielo una rosa per la nostra regina Maria. In contemporanea, non so questo se è un sogno, se riusciremo a realizzarlo. Stiamo a vedere poi cosa la Vergine decide. Regina di pace e di amore, te ci invita a pregare col cuore e con voce sola.